Sono bellissimi i messaggi che Paolo fa a Timoteo mentre vive la situazione del carcere, che leggeremo oggi nella prima lettura. Anche se si trattasse di una finzione letteraria, farebbero comunque riferimento a una situazione reale di persecuzione in cui si trovava la Chiesa in quel tempo, situazione che avrebbe più che mai. Il cristiano perseguitato non ha bisogno di parole per annunciare il Vangelo, grida il Vangelo con la sua vita. Deve essere qualcosa di importante, un messaggio per il quale una persona è disposta a perdere tutto. Vale la pena di ascoltare con attenzione ciò che questa persona ha da dirci. Se oggi molti non prendono più sul serio la fede è perché non hanno mai incontrato dei credenti pronti a perderci qualcosa per Gesù Cristo. Non dà testimonianza di Gesù un credente o peggio un sacerdote che non è disposto a rischiare nulla per Cristo. Se la fede di Cristo non ti scomoda un po', tu non annunci il Vangelo, perché la tua vita rinnega le parole che dici. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. C'è il rischio di rinnegare Cristo, non con le parole, ma con la vita. Ma se siamo infedeli, Lui rimane fedele perché Dio non può rinnegare se stesso. Anche se lo abbiamo rinnegato, Lui ci rialzerà. Quante volte non abbiamo testimoniato agli altri il nostro amore per Cristo? Quante volte gli altri, guardando noi, non hanno visto le scelte di Cristo? Ma se ci affidiamo a Lui, Lui ci donerà di essere fedeli, non per nostro merito, ma per suo dono gratuito. Siamo al mercoledì santo, il giorno prima dell'ultima cena. Ormai tutti gli avversari hanno esaurito tutte le loro armi retoriche contro Gesù. Per oggi lo lasciano in pace. Devono preparare gli ultimi particolari del complotto che si consumerà giovedì notte. Il mercoledì santo è il giorno del discorso escatologico, fatto contemplando il Tempio dal Monte degli Ulivi con i discepoli, quando Gesù predice la distruzione di Gerusalemme e anche tutte le situazioni di persecuzione che vivrà la Chiesa nel corso dei secoli. È una giornata in cui Gesù ha più tempo di stare coi discepoli e di incontrare la gente semplice. Poco dopo l'episodio letto, oggi Gesù loderà la povera vedova che mette nel tesoro del Tempio uno spicciolo. Si avvicinano a Gesù persone sinceramente interessate a Lui, come questo scriba. Fa a Gesù una domanda che mille volte gli avranno fatto. È una cosa di cui si parlava molto tra i maestri. Il Talmud racconta di una domanda fatta a Shammai e a Hillel, i due più grandi maestri quasi contemporanei di Gesù. Poco prima, ecco, diciamo, Hillel è morto che Gesù era un ragazzino, e invece Shammai più o meno penso che è morto poco prima di Gesù. Ecco. Hillel e Shammai, pur trattandosi sempre con estremo rispetto, ebbero numerose dispute. E da loro sono nate due scuole, successivamente, di cui quella di Hillel era la scuola maggioritaria, e anche Paolo, essendo discepolo di Gamaliele, che era discepolo di Hillel, faceva parte di questa scuola. E Gesù si metteva, sentirete che si mette un po' in questa corrente, e quella di Shammai era quella più minoritaria. Hillel era più aperto, meno conservatore, anche nei confronti dei convertiti. Il grande problema era questo, di persone
che si chiamavano i proseliti, volevano diventare ebrei, ma non erano ebrei per sangue, no? E quindi come trattarli, eccetera. La scuola nata da lui è diventata poi, come dicevo, maggioranza nell'epoca di Gesù e successiva. La domanda che fu fatta a questi, entrambi questi maestri, da un aspirante alla conversione, appunto, era questa: se dovessi spiegare tutta la legge su un piede solo, cioè in poco tempo, perché su un piede solo non è che ci stai, cosa diresti? Semmai respinse la domanda come una provocazione inopportuna da non prendere sul serio. Mentre in lei fu conciliante e diede una risposta semplice nella formulazione, ma ricca di significati. Ciò che non è buono per te, non lo fare al tuo prossimo. Il resto è commento. E poi va e studia, e cerca di adesso non fermarti qui, ma perché hai capito la parte centrale, ma studiali sti comandamenti. In fondo è la stessa domanda che lo scriba fa Gesù, nel brano di oggi: qual è il più importante dei comandamenti? E la risposta di Gesù, che mette insieme due passi della Torah, uno del Deuteronomio e l'altro del Levitico, si pone appunto nella scia della risposta di Hillel. Amerai il tuo prossimo come te stesso, come sappiamo, è il precetto più importante del libro del Levitico, il libro centrale del Pentateuco, della Torah. E ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Sappiamo che è l'inizio dello Shema, l'unione dei tre passi del Deuteronomio che ogni giorno gli ebrei recitano tre volte al giorno. È come il credo, è come veramente il centro della fede. Tutti i precetti della legge non sono altro che modalità concrete di vivere l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Ma quelli sono il fine, quindi il vero comandamento sono quelli due. Questa è anche la dottrina che si è affermata nell'ebraismo attuale. Lo scriba è particolarmente contento della risposta di Gesù e fa una riflessione bellissima sul fatto che anche i sacrifici del Tempio, che allora c'era ancora il Tempio di Gerusalemme, c'erano ancora i sacrifici, questa liturgia del Tempio che non c'è più dal 70 d.C., come sapete. Anche questi sacrifici che hanno un valore immenso, che sono stati comandati da Dio, ma senza l'amore per Dio e per il prossimo, non valgono niente. E infatti i sacrifici servono per questo. Ad esempio viene citato l'olocausto. L'olocausto possiamo dire che manifesta soprattutto l'amore per Dio. Allora, l'animale che viene sacrificato rappresenta la persona. Infatti, tante volte viene messa una mano sulla testa, come dire, io sacrifico questo animale per dire che, Signore, nella mia vita mi sacrifico per te, mi dono a te. E cosa viene nell'olocausto? Tutto dell'animale viene bruciato, non viene mangiato niente, totalmente. Ecco, per dire, sono tutto tuo. Ecco, l'amore totale per Dio. Quindi, vedete, è un modo per manifestare, ecco, facendo qualcosa, ecco perché questo anche la legge dice che le cose le capisci se le fai. E ti entrano, se passano attraverso il fare. Quindi non è solo un manifestare l'amore, ma è anche un generarlo, quindi sono importanti questi sacrifici. Però se manca il fine, se manca l'amore, lo fai solo per farti vedere, per far vedere che sei bravo, che sei ricco, che hai preso gli animali più belli, capisci? Tutto può rovinarsi, e perde tutto il significato. Così come sono altri sacrifici che si chiamano il sacrificio di comunione. Il sacrificio di comunione viene una parte bruciato, una parte mangiato dai sacerdoti e una parte mangiato dall'offerente, che però lo deve mangiare entro 3 giorni. E in particolare, pensate, il sacrificio di Todà, che potremmo dire è molto simile alla nostra Eucaristia in tante cose. Ecco, il sacrificio di Todà, il sacrificio di ringraziamento, che si fa quando tu hai avuto salva la vita. C'era un pericolo, c'era qualcosa e ti sei scampato da un pericolo, ecco.
Allora, questo sacrificio devi consumarlo entro la sera, entro il tramonto. Vuol dire che tu chiami tutti i poveri della città. Come fai a mangiare un animale da solo? Anche la tua famiglia non basta. Quindi era un'occasione anche di aiutare queste persone che non avevano niente. Quindi era contemporaneamente amore per Dio, amore per il prossimo. Quindi vedete il significato anche, questi sacrifici ci richiamavano all'amore per gli altri. Ecco. Ma se invece lo faccio vedere perché sono ricco, capisci, tutto può essere rovinato se manca questa intenzione. Questo scriba quindi ha capito che il duplice amore, l'amore per Dio, l'amore per il prossimo, è il centro, è al centro di tutto. E Gesù lo loda, non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osa criticare Gesù per questa lode che fa a quest'uomo. Ricordiamo, tutto senza amore per Dio e per gli altri perde senso e valore. Addirittura l'Eucaristia che stiamo celebrando adesso, se non la faccio per amare Dio, per donarmi a Lui, se non la faccio per amare gli altri, non serve a niente. Ma non per, oh, così sono tranquillo, ho fatto un rito, non so, un sentimento, neanche il mio sentimento religioso, neanche, questo è tutto secondario. Anche i comandamenti, le virtù, le cose giuste che dobbiamo fare, ecco, la carità è il centro, come diceva anche il nostro San Tommaso, no? È il centro di tutte le virtù. E tutte le altre hanno quel fine lì. Se manca quello, tutto il resto perde valore. Dobbiamo sempre ripetercelo, che anche le cose più sacre, ecco, addirittura istituite da Dio, come i sacramenti, come questi sacrifici di cui parlavamo, ecco, senza l'amore perdono ogni valore. Però, naturalmente, l'amore ha bisogno di modalità concrete per esprimersi, no? È giusto? E anche di gesti, e quindi sono anche importanti. Non è che sto dicendo l'amore, ti voglio... No, è anche cosa che si fa nella pratica, con i comandamenti, con le opere, con le cose da fare, quindi... Non sta dicendo né Gesù, né lo scriba, né San Tommaso, né nessuno che le cose da fare non sono importanti, ma devi verificare se hanno veramente quel fine. E quindi questo sempre dobbiamo convertirci. Quando all'inizio della messa chiediamo perdono, cosa vuol dire? Che risintonizziamo il cuore sull'amore. Signore, ti voglio bene, non l'ho fatto oggi magari, ma ti voglio bene, voglio bene ai fratelli e alle sorelle, non li giudico. Ecco, questo allora risintonizzando ci mettiamo. Ecco, poi certamente anche se noi siamo, di per sé avrà sempre valore l'Eucaristia, pure se non amiamo, però è come una grande ricchezza che rimane chiusa in una cassaforte, ecco, non l'apriamo, ecco, quindi c'è bisogno della nostra parte umana, di questa decisione di amare Dio con tutto il cuore, con tutto l'anima, con tutte le forze, il prossimo come noi stessi, è quotidiana, sempre.